Sono stati trasportati all'ospedale Regina Margherita i due bimbi di 4-5 anni che oggi, sabato 14 aprile, si trovavano in un appartamento situato in una palazzina di via Val della Torre a Torino quando è divampato un incendio. I piccoli sono usciti sul balcone e hanno attirato l'attenzione urlando. I genitori li hanno chiusi in casa e sono usciti e andati a lavorare al mercato di Porta Palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino con due squadre e l'autoscala, la polizia di Stato, la polizia locale e le ambulanze. I primi ad arrivare sul posto sono stati i poliziotti in moto. Messi in sicurezza i bambini affidati ai sanitari, il palazzo è stato temporaneamente evacuato. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme. La polizia ha rintracciato i genitori che hanno dichiarato che in casa ci sarebbe dovuto essere l'altro figlio di 15 anni, che a sua volta ha detto di essere stato a scuola. L'accertamento in corso sull'accaduto. Stiamo facendo brillare la mano.